perché si comprende che il valore dell'unità nazionale, basato naturalmente sull'importanza della storia comune, va considerato non tanto con lo sguardo al passato, ma verso il futuro, sulla capacità di costruire il futuro concreto del nostro popolo. Il modo di intendere così questo valore, quello dell'unità nazionale, lo rende davvero coinvolgente per la comunità nazionale, lo rende espressivo del diritto di tutti ad essere effettivamente cittadini del nostro paese. Una società che avverte e che vive con forza il senso di comunità è una società che avverte più fortemente questo valore, quello dell'unità nazionale, ed è una società capace di viverlo come lo fa il nostro paese, in uno Stato immerso nei valori universali riconosciuti dalla comunità internazionale, capace anche di viverlo e interpretarlo in maniera matura nell'appartenenza convinta alla nuova Europa, l'Europa che ha saputo sottrarsi alle dittature, che ha saputo adottare, diffondere, sviluppare il metodo democratico e che, come poc'anzi è stato rammentato, ci consente da oltre 70 anni una vita non soltanto di mancanza di guerre, ma di pace.